bene, zio. Ecco come agiremo. Io e i miei uomini distrarremo le guardie. Dopo che le avremo attaccate, tu arrampicati in cima alle mura e trova il modo di aprire la porta. Prendi ciao, Gianfilippo. Da lancio. Usali per togliere di mezzo gli arcieri. Sono pronto quando volete. Allora cominciamo. All'attacco! Ah, giusto, qua devo fare. No, oggi ti chiami Gianfilippo. Ah, che belli i pugnali da lancio, me li ricordo, shottavi tutti con un colpo. Ptiu, ptiu, ptiu. Non si abbassa però. No. C'è qualcosa qui. Mi sa che sta sopra. Sta sopra. What? Ehi tu! Farai bene a stai morto! Dai! Che palle sto fatto che può raggiungere solo determinati posti. Una piuma. Dai, dai! Dai che mi avvicino sempre di più al 100. Lol. Che devo fare? Devo scendere giù? Ben fatto, Ezio! Siamo dentro! Lo so. Di qua, uomini! Quello non si è accorto di niente! Ora moriranti i nomi, un altro folle che si crede... Mettetevi in salvo! All'assassino! Voglio che tu distragga quelle guardie, evitando che diano l'allarme. Spero che questo mi dia il tempo di trovare e zittire Vieri per sempre. Va bene. Aspetta, nipote! Portati alcuni dei miei uomini, per sicurezza. Torna da me quando le avrai sistemate. Cosa hai in mente, Vieri? Nessuno lo sa, ma qualcosa lo prego. Farò un altro cenno quando dovrete seguire. Come si spiegano tutte queste ronde? Dovremmo essere soldati, invece ci ha trasformato in baglie. E perché? Hai trovato pane per i tuoi denti. Difficile. Ehi, laggiù! Ora ci vedete quello di cazzi molto interessanti! Sono pronto a rifilargli un bel cazzo. Cioè, perché mettono qua ste robe? Cioè, non ha senso. Di qua. Thank you.
conviene. Là, prendetelo! Questa che è la spada, qual è? Syndicate è carino. Non è il migliore Syndicate, carino. Ci sono anche le carrozze, ma... boh. Puoi tranquillamente saltare Syndicate, perché, boh, carina solo il fatto che puoi giocare sia col tizio che con la tizia. Tipo puoi farti lui stealth, lei combattimento, o... il contrario. Quella è l'unica cosa carina, insomma. Che puoi svilupparlo in maniera diversa. Però, bah, non è il migliore della serie. Ma mi pare che più avanti c'è tipo un modo per guadagnare di più dai forzieri, o sbaglio. No, chi è questo? Ezio, tuo zio è stato attaccato e ha bisogno di aiuto. Va da lui! No, vabbè, se mi capita di trovare uno scrigno, una cosa, lo piglio. Quello prendi soldi quando, una volta che tipo c'è le attività, guadagni tipo ogni 20 minuti un tot, perché ogni attività ti dà un tot. Ovviamente più attività hai, più soldi ti fai. Tipo puoi le puoi ristrutturare, o le, tipo dove a Monteriggioni le apri proprio tu, perché tipo molte sono chiuse. Però mi sa che ancora devo arrivare a quel punto. Ok, voglio, aspettate.
lo so che lo sai. Pensavo ci fosse tipo, sai, una roba che ti permettesse di avere più fiorini dai forzieri. No, Madonna mia. Cioè, questa è una cosa brutta, il fatto che ti fa tutto il giro perché non si può arrampicare. Cioè, dai. Ah, qua c'è il coso, c'è un glifo. Un attimo, non è possibile. Non può. Quello è un codice informatico. Un secondo che lo compilo. Oh, merda, è un file criptato. Mettimelo sul computer. Sono un mago a decifrare. Oh, non riesco, è compatibile solo con l'Animus. Ma trasferiscilo a Desmond. Non posso crederci. Mi chiamano soggetto 16. Ascolta, non mi resta molto. C'è una cosa che devo farti vedere. Una cosa su cui ci hanno sempre sentito. Tutto quello che sappiamo, tutto quello che siamo portati a credere, è falso. Ok, ho trasferito la prova, il file che dimostra tutto. Ma l'ho diviso in 20 pezzi e li ho protetti con un codice. La prudenza non è mai troppa. La regina Isabella... Ma in che secolo siamo? Vabbè, non importa. Ascolta, ho nascosto il codice del primo file in questo programma. Trovalo. Trovali tutti. Col percorso inizierai a capire la verità. Ma che... come ha fatto a entrare nel nostro Animus? Ah, il nucleo di memoria. Abbiamo trasferito il nucleo di memoria del 16 dall'Abstergo all'Animus 2.0. Deve aver violato il sistema quando vidi che usciva dalla sala fra una sessione e l'altra. Ehi, aspettate un secondo. I segni sulle pareti all'Abstergo, quelli scritti col sangue, erano indizi. Ci stava dicendo di cercarli dentro l'Animus. Cinque di queste scene mitologiche hanno un elemento in comune: riconoscere, inizierei a vedere. Che c'hanno in comune? Amore e psiche. Che sono tutti nudi. No, mi sa che è la mela. Tipo questo qua c'è la mela, questo c'ha le mele, questo qua e questo qua è la mela dell'Eden. Ah, è solo una sequenza questa. Devo trovarle tutte, ovviamente, per vedere il filmato intero.
Sta roba qua non me la ricordavo proprio. Sta cosa dei glifi. Ma ce ne sono un botto di sti screen, cioè ogni punto nascosto, ogni punto. Sono sti cosi. Ok, qua devo salire. Devo salire. Deciso. Vieri rimarrà qui a coordinare i mercenari. Francesco organizzerà le nostre forze in città e avvertirà quando è il momento di colpire. Jacopo, il vostro compito è calmare la cittadinanza quando avremo finito. E quell'ubriacone di Mario? Continua a impegnare le mie forze e finirà per scoprire i nostri intenti. È una spina nel fianco, come quel bastardo di suo fratello. Allora permettetemi di riunirli, padre. Avremo tutto il tempo di liberarci dei rifiuti una volta finito. Ora, c'è qualcos'altro? Muy bien. Che il padre della comprensione vi guidi. Che il padre della comprensione vi guidi. Comandante, comandante! Che c'è? Mario Auditore ha attaccato la città. Sta cercando voi. Allora non facciamolo attendere. Che cosa tramate tu e i tuoi alleati?
È questo che aveva scoperto mio padre. Per questo è stato ucciso. Mi spiace. Speravi in una confessione. Pezzo di sterco! Vorrei solo che avessi sofferto di più! Hai avuto la fine che meritavi! Spero che Brooke... Basta, Ezio! Abbi rispetto. Rispetto? Dopo quanto è accaduto? Credete che lui ci avrebbe riservato un trattamento diverso? Tu non sei Vieri. Non diventarlo. Che la morte ti dia la pace che cercavi. Requiescat in pace. Prendi questa. Leggila quando ne avrai il tempo. Il nostro compito qui è finito. Facciamo ritorno alla villa. Non siate timidi, voglio solo aiutare. Ho di certo quel che cercate. Un momento, vado a vedere. Eccolo qui, il nostro campione, Ezio. Onore a Ezio. Vedo che non avete perso tempo a darvi ai festeggiamenti. E perché no? Ci hai reso un gran servizio, nipote. Con la morte di Vieri, questa parte della Toscana è di nuovo in pace. Sapete che significa questo? Basta lavorare. Si passa tutto il giorno a bere. E a puttane. Che c'è? È vero. Vieni, Lol. Facciamo due passi. Sì, zio. I pazzi rispondevano a qualcuno. Uno spagnolo. Rodrigo Borgia. Uno degli uomini più potenti di tutta Europa. È il capo dell'Ordine Templare. Il che ne fa il responsabile della morte di mio padre e dei miei fratelli. Già, e ucciderà anche te, avendone l'occasione. Allora devo oppormi a lui, se voglio essere libero. Ma non prima che tutti gli altri Templari siano caduti. L'elenco di mio padre mi farà da guida. Dove andrai adesso? A Firenze. Francesco De Pazzi merita la stessa fine di suo figlio. Una scelta avveduta. Senza dubbio trama qualcosa contro la città. Va bene, basta con i discorsi seri per stanotte. Sono nel mio studio se hai bisogno di me. Dovrei leggere la lettera che mi ha dato lo zio. Messer Francesco. Ho fatto quanto mi avete chiesto e parlato a vostro figlio. Mi associo al vostro giudizio, benché solo in parte. Certo, Vieri è arrogante e incline ad agire senza curarsi delle conseguenze. Egli ha altresì l'abitudine di trattare i mercenari come fossero balocchi. Ho saputo di almeno 3 uomini sfigurati per questo motivo. Ma, al contrario di voi, non lo ritengo irrecuperabile. Credo invece che la soluzione sia alquanto semplice. Egli cerca la vostra approvazione, la vostra attenzione. Questi suoi eccessi sono il risultato di insicurezze originate dal senso di inadeguatezza. Parla spesso di voi, con affetto, e ha espresso il desiderio di starvi più vicino. Perciò, quando egli strepita ed ha in escandescenze, lo fa solo per essere notato, per essere amato. Agite come meglio credete in base a quanto vi ho scritto qui, ma devo chiedervi di cessare la nostra corrispondenza. Temo per la mia stessa vita se gli dovesse scoprire la natura dei nostri discorsi. Fidelissimus servitor, frate Giocondo.
riconosci? Altre pagine del codice. Sì, tuo padre e io riuscimmo a trovarne e a tradurne altre prima che... Tenete. Questa non è opera di tuo padre. L'ha tradotta qualcun altro. Leonardo da Vinci, un amico. Vedi come le parole passano da una pagina a quella successiva? C'è qualcosa che le attraversa tutte. Una sorta di mappa. Dove dovrebbe condurre? Tuo padre e io riuscimmo a ricavare dei brani di una profezia riportati in queste pagine. Fu scritta da un assassino come noi che molto tempo fa recuperò un frutto dell'Eden. Si chiamava Altair. Accennava a qualcosa di potente e nascosto sottoterra. E cioè? Ah, saperlo. È per risolvere quel piccolo mistero che abbiamo raccolto queste pagine. Lasciate che vi aiuti. È tempo che io prosegua l'opera di mio padre. Inizierò dalla pagina che ho preso a Fieri. Leonardo saprà decifrarla. Bene. Torna qui quando puoi e la metteremo insieme alle altre. Un po' di cortesia. Dovreste essere con... Che sono queste statuette? Minchia, pure le statuette ci stanno a raccogliere. Niente più. C'è una piuma.
sembrava pure qua sotto ci stesse una piuma. No? No. Allora, devo uscire. E questa è la quarta. GG. Salute, Claudia. Nostro zio è un mostro. Sono davvero offesa. Che cos'è successo? Mi sta facendo lavorare. Se il babbo fosse qui, non starei certo marcendo dietro uno scrittoio. E quali sarebbero le condizioni di questa sorta di schiavitù? Visto che qualcuno ha deciso che staremo qui, lo zio ha suggerito che cercassimo di racimolare i soldi per ristrutturare la villa. Il fatto è che non ce ne sono. Le procuro io un po' di soldi. Fantastico, più lavoro per me. Che vuoi che ti dica? Va bene. Se metti dei soldi per delle migliorie al borgo, ne terrò traccia su questo registro. E non avendo niente di meglio da fare, prenderò anche nota degli oggetti che porti. Se alla fine riuscirai davvero a far andare bene le cose qui, forse i viaggiatori ci faranno visita e spenderanno qualche soldo. Dubito che qualcuno lo faccia, ma nel caso terrò il loro denaro in questo scrigno. Dovrai farti vivo tu per portarli in banca, perché quando sarà pieno, io semplicemente terrò per me i soldi che non ci entrano. Capito? Sta bene. Ah, ecco qua. Botteghe. Qua ti dice la rendita.
Buongiorno. C'è qualcosa che non va? Ser Mario mi ha assunto per riparare questo pasticcio, ma erigo palazzi, non compio miracoli. Senza soldi non posso riparare nessun edificio. E se qualcuno vi desse i denari? Allora ne potremmo parlare. Dovete essere Ser Ezio, giusto? Zio, mi piace questo architetto. Diventa molto garbato quando fiuta il denaro. Ne ho bisogno se volete che vi aiuti con questo borgo. Ho stilato una lista di preventivi per le nuove botteghe e le ristrutturazioni. Portate l'oro, scegliete l'edificio e io mi metterò al lavoro. Se vi costruissi una bottega, lì potreste comprare a prezzi più bassi. Più denaro investirete nella bottega, maggiore sarà lo sconto. E per le ristrutturazioni, beh, ridarete lustro al borgo e alla villa. Da quel che mi dice Ser Mario, questo premeva molto al vostro trisnonno. Inoltre, finanziando botteghe e ristrutturazioni, aumenterete il numero dei visitatori, accrescendo le entrate. Per cui, perché non dare un'occhiata ai progetti? Ok, mercante, fabbro, medico. E ho finito già tutto. Buon viaggio. Ezio, ragazzo mio, credo sia tempo di mostrarti una cosa. Questo è il santuario. Fu costruito da mio nonno per onorare la memoria dell'ordine degli assassini e proteggerne i segreti. Guardati attorno. Questi sono gli assassini che hanno difeso la libertà degli uomini quando era in pericolo. E questa è l'armatura di Altair. Si sa poco della sua vita, ma l'armatura è molto leggera e robusta. Te la darei, ma non so come prenderla. Il mio bisnonno una volta disse che sarebbe rimasta inaccessibile finché tutti i suoi protettori non fossero tornati interi. Ho sentito parlare di alcune cripte sparse per l'Italia, tombe segrete, piene di tesori. I sei furono spostati lì secoli fa. Forse hanno qualcosa a che fare con tutto questo. Quando ero giovane, andai anch'io alla ricerca dei sei, ma senza successo. Magari a te andrà meglio. Per ottenere la sincronia perfetta con Ezio, devi procurarti l'armatura.
Forse la statuetta che ho trovato è di una di queste. Con la D iniziava. Darius, no? No. Manca qualcosa. Cosa ti affligge, amico? Ezio, sei ancora vivo! Ma guarda che posto! Gli ultimi 2 anni sono stati generosi con te. Ma tu non sei più lo stesso, non è vero? Speravo che potessi aiutarmi con una certa cosa. Qualunque cosa per te, amico. Ne hai recuperata un'altra! Magnifico! Questa è complicata. C'è un uso molto abile di lingue antiche. Forse se riuscissi a... Oh. Ah, sembra una specie di manuale con differenti tecniche di assassinio. Posso vedere? Aspetta, questo cos'è? Non è proprio un progetto questa volta. Solo alcuni schizzi. Che cosa se ne potrà ricavare? Ma certo! E perché no? Ma che idea ispirata! Potresti realizzarlo mentre studio quel frammento del manuale. Prendi. Chiederò al mio assistente di sistemarti dei manichini su cui far pratica. Ehi, Vincenzo!
Ce l'ho fatta. Su, vieni. Guarda. Prendi, provala. Grazie, Leonardo. Non c'è di che. Devo vedere qualcuno finché sono qui. Ma non posso avvicinarlo pubblicamente. Sai per caso come potrei... La volpe. La volpe? Shh. Capisco. Ma hai idea di dove possa trovare una volpe? Magari vicino al mercato dove stanno i ladri. Sta attento, amico. Trovate solo il non plus ultra dell'arte dei fabbri. Se non potete permettervi il lusso, state alla larga. Porgete i miei omaggi a Sir Luca. Per ordine della signoria, tutti i mercanti che commerciano in lana grezza saranno d'ora innanzi ulteriormente tassati della centesima parte d'ogni transazione con stranieri. Questo per mantenere l'esercito della Repubblica e finanziare le ronde di guardia. Sopra un tetto nascosto nero e si muove agile e lesto. I tuoi soldi! Io non li ho, i tuoi soldi! Torna qui! Come no? Stai facendo un grosso errore, amico! Adesso basta! Sì, infatti, basta! Perché non rinunci? Rendimi ciò che hai rubato! Lo farei volentieri, se potessi! Giuro che, quando ti prendo, ti ammazzo! Oh, oh, oh! Dovrebbe convincermi a rallentare? Ancora tu veramente? Sei nuovo? Non conosci le regole? Non ho alcun interesse a farti del male. Perciò ridammi i miei soldi e la chiudiamo qui. Con calma. Che cosa vuoi? Chi sei? Mi chiamano in molti modi. Omicida, tagliagole, ladro. Ma tu puoi chiamarmi la Volpe. Al tuo servizio, messer auditore. Come conosci il mio nome? Sapere tutto di questa città è il mio lavoro. Non è per questo che sei qui? Invero, devo trovare un uomo. Sapere dove sarà prima ancora che lo sappia lui. Chi? Francesco De Pazzi. In strada girano voci di una carovana appena giunta da Roma. Di un convegno segreto stasera al tramonto. Lì potrai apprendere qualcosa riguardo a Francesco. Sai forse dove si terrà? Ma certo. Fammi sapere quando sei pronto e ti ci porterò. Ah, sì. Ecco il tuo denaro. Freschi!
divertente, vero? Basta la metà! Che feccia è questa? Ha perduto il senso. Gente del sud. Da, puzza di sozzuma. Ora in poi... Questa qualità di filato ha di notevole fama! Pesce appena pescato, fresco di giornata! Scendi subito! Verdura! Verdura appena colta! Avanti, amici! Ora il metallo si paga di meno grazie alle nuove miniere! Venite a provare le delizie del mio orto! Ma che diavolo! Bella giornata! Ciao Matte, buongiorno, come stai? È stato posto all'attenzione della signoria il problema dei giovani che per diletto si arrampicano sugli edifici cittadini. Tutto a posto, tutti bini. Eh sì. Vabbè, per questo è uno dei più belli. Anche se è completamente diverso da Odyssey e da Origin, cioè è molto più impegnativo giocare a questo che a quelli nuovi, ovviamente. No, lì c'è una piuma. Scendi giù, bastardo! Ehi! Ok. Ehi, addio.
Ma pagine del codice proprio niente, eh? Sì, ho perduto il senno. Della centesima parte d'ogni transazione con stranieri. Questo per mantenere l'esercito della Repubblica e finanziare le ronde di guardia. Brava gente di Firenze, un messaggio dall'arte della lana. Possa la festa di San Giovanni quest'anno essere occasione di letizia e orgoglio per la nostra splendida città. Come erano brutte le animazioni di arrampicata, mamma mia. Non c'è niente qua. No. Manco una piuma là sopra. No. Una pagina. Qui c'è una pagina. Ah, sta là dentro. Oggi morirai. Ora morirai. Siamo con voi, signore. Vabbè, non ho intenzione di farlo alla fine. Non posso depredare corpi. Ah, sì, con B. Madre di Dio, Padre nostro, proteggimi. Il diavolo si aggira fra noi. Vi chiedo con chi siate venuto allo scontro. Minchia, 5 fiorini. Siate riposare in pace. Come osi derubare i defunti? E allora tanto non gli servono. Ma quello che è fatto? Mi ha rubato i soldi? Ah,
Perché era quello col simbolino? Giulio. Udite, udite! In seguito alla piena dell'Arno verrà. Non me lo fa depredare. Ah, so io che le ho ribate a lui. Buongiorno, signore. E attaccalo. Vabbè. Non ho capito perché non... Scendi. Ok. Madonna. Un pezzo di legno, eh. Ma infatti ho visto, mi ha dato un botto e mi ha dato 500 fiorini quando l'ho ammazzato. GG. Le tombe quando te le sblocco, vorrei fare qualche tomba per Altair, per l'armatura di Altair. No, ho sbagliato. No, comunque cioè i controlli sono pessimi, proprio pessimi. Cioè minchia, i controlli proprio un dito al culo sono. Cioè fa quello che vuole lui, non quello che dici tu. Ma sbaglio, se non ricordo male, puoi shoppare le mappe degli oggetti. Tipo ti puoi shoppare la mappa delle piume, la mappa degli scrigni. Non vorrei far confusione con un altro Assassin's Creed, però mi pare che le puoi shoppare magari più avanti nel gioco. E così te le fa vedere sulla mappa. Buongiorno. Ecco, all'aviti. Ha preso il muro. Ma vabbè. Io ricordo anche quello delle piume. Scrigni e piume. Poi magari mi sbaglio. Niente. Niente. Attenzione, salute bassa. Quello ci rimette l'osso del corpo. C'è qualche scrigno qui? Qua posso però depredare questa. Ah, qua devo stare attento perché se vado in acqua muoio. Che stronzata.
Eccola. Devi andare sulla barca. Ah, i tombini. Pure nei tombini mi pare. Perché non è evidenziato? Il tombino pure mi pare che... No. Ah no, posso andare nell'acqua. Era nel primo allora che moriva. No, mi ricordo che quando andavi nell'acqua morivi. Allora era il primo, era Assassin's Creed il primo. Che diceva che era tipo un bug della simulazione, che se andavi nell'acqua morivi. Seguimi. Ma dobbiamo muoverci in fretta. Riesci a starmi dietro? Nessun problema. Cosa ci fai ancora là? T'ho detto di starmi dietro. Sì, nel primo sono sicuro che... Che se andavi in acqua morivi. Sto morendo, Ezio. Francesco De Pazzi sta incontrando delle persone in quella chiesa. Come ci arrivo? Ci sono delle catacombe nel sottosuolo della città. Ti porteranno in un punto dove potrai udire tutto ciò che viene detto. Afferra quella maniglia di pietra, girala e spingila in basso. Grazie di tutto l'aiuto, Volpe. Buona fortuna.
Eccola. No. Ah no, si arrampica qua, ottimo. Dimmi che non è una roba a tempo. Che carini questi. E mo? Però che palle, io sarebbe a tempo, le odio. Per quanto tempo dobbiamo stare qui, Saverio? Fa freddo. Che cosa vuoi, Ilario? Il Serpazzi ci paga bene per sorvegliare l'entrata e i morti non cercheranno di scozzarci. Non vedo l'ora di tornare a casa da Elena e dirle quanti soldi abbiamo fatto stasera. Apri la porta del salone, è semplicissimo. No, comunque non è a tempo perché la porta non si è chiusa. Ma un bello scrigno pieno di tesori, no, eh? Allora, qui c'è della roba. Infatti devo solo dire qui. Sì, io quelli a tempo li odio proprio. Mamma mia. Perché non mi fa usare i pugnali da lancio? Ne ho due, ma non li posso usare, perché? Che cagata. C'è un tesoro lì. C'è uno scrigno. Allora, mi ha fatto vedere tutto il percorso, ma me lo so già dimenticato, quindi GG. Devo salire qua sopra, no? Piano piano, non andiamo di fretta perché c'ha i suoi tempi. Qua che c'è? Ah, qua c'è sto cazzo. No, porca di quella trota. Io lo odio questo, io lo odio. Io lo odio.
questo momento sta guardando le mie imprese e sta ridendo. No, vedi? Fai sempre troppo. Devi essere più tronzollo. Resta di guardia mentre vado a controllare. E doveva essere un lavoro semplice. Io te l'ho detto, non dovevamo venire. Se sento qualche rumore, corro all'altro posto di guardia e che Dio mi aiuti. Oh, un topo ha aperto il portone. Dove sta il tizzeriello? Dai, non lo riesco ad assassinare da qua sopra. Che triste. Da qui? Addio. Devi buttarti in acqua. No, anche così è stato abbastanza efficace. Hello! Sta giù. No, vediamo se lo posso derubare. Perfetto. Pugnali di lancio ne ho tre, però sempre non li posso utilizzare. Va bene. Va bene. Me lo ricorderò. Adesso torno insieme agli altri. No, sono da Xbox. Sì. Ah, ecco Credo di perché non mi avercela dà. fatta. Ecco perché non mi dai i pugnali da lancio. Se no, era easy. E Lasciami in pace. dai, ma quanto sbattimento per morire. No, vieni. Vieni qua. Più veloce. Mazzalo. Pam. Che bello, non è nemmeno caduto, bravo. Niente. Va bene. Addio. Mica qui c'è qualche roba segreta, qualche tesoro, no, eh? No, te pareva. Però deve starci qualche scrigno, qualche roba segreta. No? No, sono tutte strade che portano sempre solo allo stesso punto. Tipo qua dentro c'è niente. Tipo se uso l'occhio dell'aquila non c'è niente. Tristezza. Aspetta però, vediamo se qua sopra. No, niente.
Ci sono manco i cosi, i glifi da decifrare. Potevano metterci qualche glifo. Allora, devo andare là sopra per aprire la porta. Però non ci vado. Hello, motherfucker! Come credi di andare? E dai, potevi farti ammazzare pure tu. Eccola, ciao. Sempre bello il fatto che puoi ammazzare più di un tizio con la lama celata e loro non se ne accorgono. Sono pieno di pugnali da lancio. Che non posso usare però. Poi mi dà un fastidio dover tenere premuto Y. Mi triggerà tantissimo sta cosa. Dov'è la lama celata in Odyssey? Che significa dov'è la lama celata in Odyssey? Et benedizio Dei onnipotente, Patris et Fili et Spiritus Sancti, discendat super vos et maneat semper. Grazie padre. Bernardo? È tutto qui. Spade, bastoni, asce, armature, archi. Ai nostri non mancherà nulla. Immagino che questo dono indichi il benestare del Papa. Ci ha dato la sua benedizione, purché nessuno rimanga ucciso. Saremo tutti al Duomo domattina, signore. Abbiamo collocato l'esca, ma non è stato facile. Quell'idiota del fratello continua a cambiare piani. Sì, dovremo assicurarci che Giuliano scenda dal letto per andare in chiesa domani. Che avete, Jacopo? Temete sospettino qualcosa? Impossibile. I medici sono troppo arroganti o troppo stupidi per accorgersene. Un po' tutte e due. Non sottovalutare il nemico, Francesco. O ti sei già scordato di come tuo figlio è stato assassinato? Stavolta non ci coglieranno di sorpresa, maestro. Avete la mia parola. Molto bene. Ora devo andare. Ho altre faccende da sbrigare prima di far rientro a Roma. Signori, domani un nuovo sole sorgerà su Firenze. Che il padre della comprensione ci guidi. Che il padre della comprensione ci guidi. Che il padre della comprensione ci guidi. Oh. È identica a una di quelle a Villa Auditore. Mi sa che sei incappato in una delle tombe degli assassini di cui parlava lo zio di Ezio. Ora che sappiamo come entrare, aggiungo i riferimenti che contengono tombe nel database. C'è altro? Trova l'uscita, difficile trovare l'uscita. Ah, praticamente in ogni tomba prendi sta specie di... Sta pietra tonda. Che poi servono per aprire la cosa di Altair e prendere l'armatura. Ah, ecco, mi ricordavo, vedi che usciva dal tombino.
So dove sarà Francesco e quando. Tuttavia... Che accade? Ho udito qualcosa. Hanno armi sufficienti per un battaglione. Persino il Papa ha dato il suo appoggio. Questo è tipico di Sisto. Che diavolo hanno in mente di fare? Non sono riuscito a capire i dettagli, ma riguarda i medici. E avrà inizio domani mattina al Duomo. I medici assisteranno alla funzione della domenica? Assieme al resto di Firenze. Intendono farlo nel bel mezzo della Santa Messa. Beh, mi darò l'occasione per confondermi tra la folla, avvicinarmi e porre fine a questa follia. Se ci riescono, se perdessimo Lorenzo e Firenze cadesse in mano ai pazzi... Questo non accadrà, promesso. Mi auguro che tu abbia ragione. Non c'è vero il viaggio rapido per andare direttamente a... Per andare direttamente a Monte Rigioni? No. O meglio, a Recanati. Lol. Allora... Stazione di posta. Che voglio tornare a Monte Rigioni. Sicché non servono a nulla. Allora, voglio tornare a Monte Rigioni perché voglio salvare e poi riprendo dopo. Vedi perché già c'è abbastanza roba nel... Però mi sto allontanando. Facciamo così, va. Sono un bravo uomo, messer. Un altro saltimbanco acrobata. Buonasera. Che della nostra onorevole delegazione e ne abbiano denudato le terga. Ho 7000 più 2. Non fare affari con i Bentivoglio di Bologna. Mi conviene prima restaurare tutte le botteghe, così guadagno un sacco dalle rendite. Ciao Matte, buon appetito. Adesso stacco pure io, vado a Monte Rigioni e stacco. La mia recente ricerca di nuovi fornitori ha dato a tutti i giovani in età virile. La guardia cittadina cerca volontari. Aiuto! Per guardia! Assassino! Riserve civiche. Mostrate un po' di rispetto. Boh, non lo so, è a sorpresa. Qui però c'è... Udite, udite! Nel senso che non so cosa mangio. Vabbè, sono caduto. Porca di quella trota. Tu che mangi di buono? Che t'ha fatto mamma?
C'è niente qui? Manco sopra? No. Le pubbliche bombe. Immaginatela con la grafica di Odyssey o con la grafica delle nuove console. Anche perché alla fine c'è sta remastered, non è che è tutto sto splendore. Comunque il gioco è tipo stravecchio. Quando è uscito Assassin's Creed 2? Alexa, quando è uscito Assassin's Creed 2? Assassin's Creed 2 è stato pubblicato il 17 novembre 2009. È del 2009? Il 2009, il 19 novembre 2009, il 20 novembre 2009, il 4 marzo 2010, il 5 marzo 2010, il 9 marzo 2010, il 1 ottobre 2010 e il 6 gennaio 2011. Siamo nel 2020, ce l'hai i suoi anni alle spalle. Per essere del 2009 però dai, si difende abbastanza bene. Ovviamente io non posso... Non posso ovviamente... Palle, devo per forza trovare la porta. Vabbè, ho trovato. Non riesce a streamarlo, ma perché non ce la fa il computer. Ho visto un tuo video vecchio dove hai provato a streamare, che era Rainbow Six, ma tipo non è che andava a scatti di più. Cioè, si vedeva un frame ogni minuto. Ah beh no, almeno Assassin's Creed si vede qualcosa. Ma Rainbow Six vedevo veramente un frame al minuto. Cioè, una roba imbarazzante. Quale parte? Tutto. Dura tipo 20 minuti perché poi ti disconnetti. Ti dà errore del server e ti disconnetti. E secondo me avrei pure bestemmiato. Eh no, scendi. Ok. Ah, qua pure c'è una tomba, ottimo. Allora, andiamo da Claudia. Salute, Claudia. Sei qui per il registro? Presto, Ezio. L'utilità di Claudio è fantastica. Buongiorno. Salute, Ser Ezio. Diamo un occhio alla lista. Allora, questo qua l'abbiamo fatto. Ah, questo addirittura l'ho potenziato a 2. Per questo ho finito tutti i soldi.
Il bordello ci vuole. La miniera. La chiesa no. Casermo, Gilda le ladri. Il pozzo. E ho già finito i soldi. Più 11.000. GG. E quanti soldini? Ah, già mi ha messo 1.460. E ce li pigliamo sti 1.460. Anche se non ci faccio nulla adesso con 2.000. Ma la villa quando te la fa ristrutturare? Ancora non la posso ristrutturare. E dovrei, perché è una catapecchia. Mi ricordo che ti faceva ristrutturare anche la villa, no? No, queste l'ho già riscattate. E dove le piglio ste robe? Vabbè, a dopo, vado a mangiare.